perché non, gestire un'osteria? Perché non ti mette a gestire un'osteria? Perché mangio tutto io. Ah. Mangio e bevo tutto io. La pressa è l'aria. Benvenuti alla cucina post-apocalittica. Sale marino. È indispensabile, sale marino e un grembiule con suo Mr. Fitness. Stacchione. Un po' di senape. Le cose indispensabile. In the navy. In the navy. Non riesco a capire. Non riesco a girare. Vabbè, dark tra uno pur, insomma, adesso. Però guarda, c'è la luna piena. Abbiamo la luna piena artificiale. Guarda, che bella. E tocca a me, c'è l'apocalisse e abbiamo la luna piena artificiale. Oh, spesso ne vado, vai. Dai, caro un po'. Dai. Sta succedendo allora che siamo nel 2024, c'è stata una guerra nucleare prodotta da una scoreggia di Mirko, no Mirko. Ma è lui quello che scoreggia, sono io. Gigi le fa gentile e non si sente. Del baffo, ecco, il baffo delle televisite, fatto la scoreggia. Ha provocato un enorme scompenso ambientale. Ha trasformato il lago di Garda nel nuovo polo nord. E quindi siamo qua a fare cosa? E adesso siamo qua a far grigliate post-apocalittiche. E quello che secondo me fa ridere per un vegan è che lui sta cucinando il suo cibo vegan sotto la nostra carne. E di conseguenza lui sarà inquinato da animali morti. No, non è vero, è lui che ci inquina la nostra carne, perché lui è bravo, morto. Ecco, cazzo. No, ma il ciclo esatto, i fluidi della carne vanno nel vegan e il vapore va nelle bistecche, quindi fa sì con tutte e due le cose. Avevo sbagliato qualcosa. Ma io c'ho la carta. allora sei secondo me sul balcone. Il balcone, Giugno, ti stop te! Lo mangiamo ben cotto! Ah, okay. Oh, cavallo! Che un pochino va, dai! Sì, arriva! Dai. Beh, vuoi fare il cameraman che... è venuto su da Lugano questo qua! Professorino! Preso via la RSI! Porco 10! C'è un cocktail, cavolo! Massimo ospite di piatto forte, Attilio. Con le cotolette della brigantina. E pannocchie cadute in terra. Raccoglietele e pulitele nel vostro grembiule. Piatto per la famiglia. Noi grigliamo solo quando piove perché è più challenge. Perché è più protest. Esatto. Thank you.
canzone la dedico al Fabrizio, perché è un po' mio amico, ma non tanto tanto. Non viene mai mangiare la carne che dico io, mangia solo la carne che dice lui. E cazzo, e dopo non lo so, perché è andato a fare il cavallo. L'ho mangiato ieri, costava 6,90 al denner costava 6,90. E dopo il Fabrizio ha preso uno spavento, gli farebbe bene prendere uno spavento. E dopo è andato a fare sui ponti. Il Fabrizio è andato a fare i ponti. Fabrizio è andato ai ponti. Yeah. Ma fatto ancora qualcosa di nuovo? Sto un po' che fa. Mi sa che è una bella